Mamma, addio, ci vedremo mai più, ovviamente. Andiamo a vedere, signori, la casa, perché qua non l'abbiamo mai vista prima d'ora. Andremo a vivere da soli per la seconda volta. Oh mio Dio, cos'è sta roba? È tutta di legno, perché? Che cosa? Ma c'è una cucina enorme. Una cucina decente. Questo è palesemente un coso che non dovremmo rompere. Non lo romperemo mai. E vivremo qua dentro ben un mese, signori. Abbiamo finito di smontare tutto quanto. Come vedete è venuto molto bene. Cioè, stavolta rispetto alla prima villa, che era questa qua che state vedendo in questo momento, che era un pochino tutto messo a caso, è tutto molto più figo. Abbiamo messo le impostazioni giuste. Giusto, prova. Ciao, sì, certo, di una meraviglia. Lui ha curato tutto il reparto tecnico. Cioè, abbiamo comprato nuovi monitor, tutto colorato, molto professionale. E qua, signori, ci abbiamo una mega cucina. L'avete già vista prima, ma non ci importa, perché qua c'è il corridoio con tutte quante le stanze. È molto più grande rispetto a prima. Qua abbiamo un bagno. E la prima cosa da fare in un bagno, ovviamente, è il cesso check. Sentite il sound. Voto 7. Camera degli ospiti. Qua probabilmente tra poco ci verrà il signor Contins. È bellissima, credo che sia la più bella di tutti. E perché non ci dormite voi? Perché io e Powa non sappiamo dormire insieme. L'ultima volta che l'abbiamo fatto, lui mi ha scorreggiato in testa e poi è finita molto male. Altro cesso, signori, con bellissima doccia panoramica sul cesso, perché comunque è panoramica, questo c'è da dirlo. Ma soprattutto altro bagno, altro cesso c'è. Mi ha convinto, per me è un 8 e mezzo. Beh, poi qua c'è uno sgabuzzino, ma soprattutto la cosa importante da vedere in tutto questo è questa. Che schifo! Che c***o fai? Ma che c***o? Mattina seguente si va al Games Week, signori, quanto siamo contenti! Se lo fai ti do sul serio 100 euro. 100? Però, lo devi fare. Vado, vado subito. Hai capito cosa devi dire? L'importante è il tuo Mario? No. No, cazzo, è andato malissimo. È quello di Fortnite. No. Abbiamo fatto un bel po' di camminata. Di cacciara. Di cazzate ovunque. Oh, un cavallo. E dopo il Games Week siamo andati ad una festa dove sono successe cose molto normali. E tra l'altro abbiamo incontrato anche tantissime altre persone come Fabi Jade, 3000 youtubers incredibili, abbiamo fatto anche qualche po'. Si stava! Abbiamo fatto un botto di foto insieme, ma non è finita qua, signori. Perché per inaugurare la nuova casa non c'è niente di meglio che un bel nascondino, signori! Sì! Ma non sarà un nascondino qualsiasi, perché è ferro, tu dovrai cercare. Sarai vendato! E l'unica cosa che lo potrà guidare verso di te sarò io. Ma perché puzza di cane sta cosa? Il nasconditore ha iniziato a contare, signora Powa. Corra, veloce! Ragazzi, non urliamo, guardate qua cosa ho addosso. Ho il portafortuna. 10. Ma non vedo già adesso, fammi mettere normale. Ma devi stare fermo comunque, perché i tuoi occhi sono io. È per me che si conta, capito? Ti conta però veloce. 7, 5. Dovrei andare in una delle camere. Quale mi ispira di più? Questa qui, quella di Conte. Innanzitutto chiudiamo, perché bisogna chiudere. Sì, è perfetto, è perfetto. Vorrei evitare di spaccare qualcosa, quindi io vado molto con calma. No, ragazzi, brutta idea, si spacca tutto. Tu vai avanti, ferro. Avanti. Avanti. No, no, ok. Quella è una zona un po' pericolosa, forse. Non dobbiamo andare proprio. Ah, si spacca qualcosa, è colpa tua. Sì, ma tranquillo. Ci sono solamente delle postazioni da migliaia e migliaia di euro. Sto schiacciando dei fili. No, assolutamente no. Vai avanti, 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 avanti. Avanti. Avanti, avanti, c'è qualcosa avanti. Vabbè, ma vai a sbattere addosso, dai, content. Io non c'ho voglia di prendere un bernocolo in te. Ecco, se tipo qua adesso. Sarebbe molto divertente, anche perché c'hai questi occhiali graziosissimi che ti rendono ancora più figo. Powino, dove sei? Lo puoi fare un urlo, Powa? Non ho ancora deciso il posto. Abbiamo sentito il suo. Potrebbe essere qua. Non vale nascondersi, eh. Esci, ferro, di qua. Non è qua, guarda. No, urlato, primo paretto. Non mi fregate. Ma non è vero, Powa. Ma sono io i tuoi occhi. Secondo te ti voglio fregare. Esci di qua, non è qui. Vai. No. Alzati, alzati. Perché non mi guidi? Sai, non è facile guidare un ferro. Non l'ho mai fatto. Non so neanche guidare un ferro. Mi dice adesso dove cavolo devo andare. Fuori da questa stanza, questo. Devi
dirmi quando ci sono le cose per te? È un disastro sta cosa. Secondo me qua davanti. Ma staccati per. Ma staccati, non sei, non vedo. Non puoi, ti posso solamente dare indicazioni. Avanti. Dietro. Dietro. No, corri, vai, avanti. Ce la puoi fare. Senza spaccare tutte le postazioni da migliaia di Cristo di santi di Ce la puoi fare lì davanti a te, fratello. Ferro, ma dove sei? Ferro, non ti è quasi preso. Sì, ci sei quasi. Frizza, non ti puoi più muovere. Dov'è? Avanti. No, dietro. Guarda. Ciao, ragazzi. Grandi, siete proprio forti. Mi sono armato di scopa. Vieni che lo prendo. Siamo armati di scopa. Se lo becco con questo vale? Siamo armati di scopa. Diamo un chiaro segno di piumini, di peli di paura. Io con questo è facile. E sarà una cavolata. Con una bella scopona. Accendiamo la luce. Ecco, lo vedo. Ferro, guarda che sono qui, sono davanti. Dai che lo prendi. Ferro, dai. Hai toccato. È scappato di nuovo. Mi interessa, l'ho toccato. Basta, questo gioco mi fa schifo. A parte tutto, Ferro ha comprato questa roba che io non so esattamente come descriverla. La schifezza di un pupazzino. Schifezza di io. È uno coso. Cosa hai comprato? Che è sta roba qua? Ma cos'hai, 7 anni? L'ho pagata 50 euro. Sì, ma... l'ha pagata 50 euro. È un idiota. 50 euro. È un pupazzetto indistruttibile. Ok, assurda. Spiegami cosa ci puoi fare con sta roba. È una figata. Tutto questo senza editing è molto brutto. Guardate qua. E dopo mi dicono che i miei acquisti sono stupidi. Guardate sta roba. Guarda, avete capito? Questi qua sono i miei. Non penso altri peli. Aspetta che vado a volare. Io non so come resisteremo un mese in questa casa esattamente. Voi l'avete mai visto un pellicano rosa? No. Io adesso sì. Esperimento numero uno, signori. Lanciamolo contro il soffitto. Vai, 3, 2, 1, via. Questa cosa potrete vederla in un futuro video di Ferro. E un'altra cosa, 10.000 likes, diglielo pure. 10.000 likes e faremo un nascondino elettrico in cui questi due scemi qua si beccheranno la scossa se verranno trovati. Ed è arrivato il momento dello scherzo, signori, perché questa villa ha anche un bellissimo giardino. Scherzo chi, scusami? Uno scherzo a un qualcuno che in questo momento è fuori, perché siamo appena tornati, siamo scesi dalla macchina e c'è Pova che sta facendo una chiamata molto importante. E noi, allora, lasciamo stare io nudo che corro per strada, questo lo vedete in un altro video. E devo fare un bello scherzo. Lo chiudiamo fuori casa, ovviamente, perché non lo possiamo mai far rientrare, quindi venga veloce. Io tutti. Devo farmi solamente, non mi importa del tuo latte, lo bevi dopo. Il latte è per i bambini. Chiudiamolo qua e va. Cosa bella è che lui non ha capito ancora che l'abbiamo chiuso. Ma sta giocando calcio per una pallina schifosa. Aspetta, magari si capisce. Poa, mi entro? Sì. No. Forse adesso l'hai capito, non lo sappiamo però ancora, forse ci vuole un pochino con po'. Torniamo tra un pochino, tranquillo, ciao. Hai chiuso la porta? Oh, chiudi immediatamente la porta. Stavo per failare il mondo. Chiudi immediatamente quella roba. Ah, sono l'architetto che deve montare il bagno. Posso entrare? Ma certo che no, dalla finestra, venga pure. Dalla finestra? Sì, vai. No, però da quell'altra, tranquillo. Ciao amico. Puoi entrare? Sì, ma è dalla porta normale. Dalla porta normale. Ti apriamo, ci stiamo per aprire. Diamogli ad aprire, dai poverino, nel senso è il fratello, è lui, è proprio qua fuori, mentre che lui si sta facendo con calma il suo latte, non lo so. Se gli aprisse Donald Trump? Non sarebbe male come cosa, let's go. Vabbè. Non mi aspettavo che tu vedessi qualcosa, perché oggi devo guidare tutte le persone, perché nessuno vede mai una sega qua dentro. No, aspetta, ok, avanti di nuovo, avanti. Tranquilli, c'è la cucinella se serve. Apriamo giusto un secondo, vediamo un attimo come sta messo il ragazzino, perché magari, non lo so, ci avrà freddo forse. Mi scusi? Guardi, ciao. Lei ha il petrolio?
Guarda se, se... No, non sono proprio entrato. Lo facciamo entrare dalla finestra, però dai. Vediamo se ce la fa. Se riesci a entrare dalla finestra sei dentro, se no sei ufficialmente fuori dalla villa per sempre. Attenzione. Il ragazzone entra dalla finestra, attenzione. Per adesso è tutto. Nelle prossime settimane vedete. Cosa sta succedendo? Fuori! No, no, via! Ah, beh. Io stavo dicendo, facendo un altro. Nei prossimi giorni... Che cazzo sto facendo? Scusa, no! No, non mi dite un sacco!